potremmo introdurci a questa quinta domenica di Pasqua con una domanda. Cos'è un comandamento? Perché nella seconda delle letture della Sacra Scrittura che usiamo in questa domenica, abbiamo la prima lettera di Giovanni, il quale ci dice qual è il comandamento più grande, l'unico comandamento proprio per la vita dei credenti, che è appunto quello di essere nella piena comunione con l'amore di Dio e con i fratelli, amare pienamente i fratelli, è il comandamento dell'amore. Allora cos'è un comandamento? Noi spesso lo intendiamo come una regola, come una legge da osservare, e questo però non si sposa bene con l'amore, perché l'amore in sé è ampiezza di partecipazione alla vita delle persone che abbiamo accanto, e quindi in qualche modo supera ogni regola, supera ogni legge, insomma, tende per natura sua all'infinito, agli spazi in cui non ci sono limiti. E allora, e cos'è un comandamento? Ecco, un comandamento allora potremmo dire che è quella parola che caratterizza. Il cristiano non osserva i comandamenti semplicemente per obbedire ad una legge, ma li osserva perché è la sua caratteristica, è il suo stile di vita, il suo modo di essere aperto al bene. Perciò non solo non uccide, non ruba, non dice falsità, non rende impuro il bene, non dice addirittura nemmeno di desiderare, di voler dominare, di voler possedere, ma addirittura invece è colui che ama, è colui quindi che è proiettato verso l'vita. Ecco, la caratteristica del cristiano è questo essere proiettati nell'amore alla vita, nell'amore alla vita che è il segno dell'amore al Creatore, perché il Cristo è il Figlio del Padre che è venuto a donarci la possibilità di essere con Lui obbedienti all'amore del Padre. È quello stile che è proprio di chi ha conosciuto l'amore grande di Dio e ne diventa partecipe. Ed ecco allora che comprendiamo ciò che ci racconta invece il Libro degli Atti. Paolo, che dopo la conversione va a Gerusalemme e viene presentato non più come un persecutore, ora viene accolto come un fratello. Certo, il Libro degli Atti ci dice che non è proprio facile il primo impatto, il poter accettare facilmente la conversione di colui che si era presentato come persecutore e ora accoglierlo come fratello. Ma quando questo avviene finalmente per grazia dello Spirito di Dio, allora ecco che tutto diventa più vivo. E Paolo è colui che è preso da questo comandamento dell'amore di Dio, lo annunzia a tutti, superando quella legge in nome della quale egli avrebbe voluto anzitutto distruggere questa comunità che stava nascendo nel nome di Cristo Signore. E i fratelli allora lo accompagnano per proteggerlo da coloro che vorrebbero annullarne la presenza, e la Chiesa cresce. È stupenda questa espressione finale di questo passaggio del Libro degli Atti. La Chiesa che cresce, si diffonde, la stessa persecuzione in qualche modo sembra essere poi l'occasione della diffusione. Il dover fuggire da un luogo non significa andare a nascondersi, ma al contrario, il poter andare in altre situazioni ad annunziare il Cristo risorto, l'amore di Dio, il comandamento nuovo della vita di coloro che sono credenti. E allora ci auguriamo, come ci dice il Vangelo, di poter essere come i tralci uniti a Cristo Signore, quei tralci che portano frutto buono nella vite che è la pianta fondamentale. Ecco, uniti a Cristo, davvero vogliamo essere coloro che vivono il comandamento nuovo, portano frutti buoni di vita per il mondo intero.